Road, a Tenerife, nell'isola più grande e più popolata della Spagna, pur se geograficamente è Africa. L'isola vanta terreni e fondi stradali di diverso tipo, uniti a panorami magnifici. Ecco perché è il luogo perfetto per testare la maggiore autonomia di percorrenza e le tecnologie innovative di veicoli elettrici. La nostra base è l'ITER, l'Istituto Tecnologico di Energia Rinnovabile, in un'abitazione costruita secondo criteri bioclimatici, materiali riciclati e riciclabili. Ottimizzando le condizioni ambientali, l'Istituto offre la cornice perfetta per conoscere le energie rinnovabili, diffondendone sia le attività sia i diversi campi nei quali si svolge la ricerca e permette ai visitatori di conoscere in prima persona energia rinnovabile, ambiente e bioclimatica. Amici di Scimotori, questa volta proviamo la nuova Leaf. L'auto al 100% elettrica, a zero emissioni, con davvero tanta tecnologia. Qui troviamo tutto il meglio della tecnologia Nissan Intelligent Mobility, sistema di assistenza alla guida ProPilot e l'innovativo e-pedal per la massima libertà. Restyling degli interni e nuove opzioni di connettività per maggior spazio senza rinunciare alla funzionalità. Guidando tra le curve del più antico Parco Nazionale delle Canarie, zero ansia nello sbirciare con la coda dell'occhio la nostra autonomia. La Leaf è pensata per rendere la mobilità ancora più divertente, sicura e connessa con il mondo. A proposito, siamo sedute nei sedili posteriori perché si sta veramente comodi anche dietro. Con me Luisa Di Vita, direttore comunicazioni Nissan Italia. Insomma, io ho proprio una curiosità, Luisa, perché il nome Leaf, che cosa significa? Leaf è un nome che viene dall'inglese, che significa Leaf Leading Environmental Affordable Family Car. Quindi tutti questi elementi in un'auto. Un'auto che è soprattutto leader nel mercato, dimostrato dai fatti, da più di 10 anni di storia. E da quando è stata lanciata è incontrastata la numero uno nelle vendite del mondo e anche in Italia. Ed è soprattutto un'auto sostenibile perché ha emissioni zero, quindi non inquina e rispetta la qualità dell'aria che respiriamo tutti i giorni. Affordable proprio perché è a buon prezzo. È una vettura che è democratizzata in quanto è accessibile alla maggior parte dei nostri consumatori. E poi infine è un'auto per la famiglia e quindi ha una 5 posti, è una vettura che si guida molto bene dalle donne, perché oggi abbiamo lanciato anche una nuova tecnologia. Sì, infatti io l'ho provata, l'ho testata proprio qui a Tenerife, questa nuova modalità di guida e pedal. Insomma, è un nuovo stile. Esattamente, prendi confidenza con la vettura immediatamente. Non è un giocattolo, ma si guida facilmente. Con uno stesso pedale hai la possibilità di partire, accelerare e frenare. Quindi se hai i tacchi alti, nuovi o chiari, questo non danneggia la modalità di utilizzo del tacco. Questo è un piccolo vezzo che noi donne ci possiamo permettere quando siamo alla guida. Un vezzo che però, dal mio punto di vista, è anche sicurezza, perché in coda tante volte perdiamo qui quel millesimo di secondo per freno o non freno. Qui è abbastanza che alzi il piede e la macchina frena. E frena veramente, lo senti, e in più si ricarica, e si ricarica anche più velocemente. Sì, ha questo sistema di recupero energetico, per cui in fase di freno o in fase di, ad esempio, discesa, la vettura recupera proprio quell'energia che ha speso nella prima fase. E quindi è come dire, vado in giro o guido con una modalità di risparmio energetico. E oggi dobbiamo immaginare la vettura come se fosse un telefonino. La possiamo ricaricare dovunque, presso il nostro box, presso una ricarica pubblica, presso una rete commerciale. E quindi mentre stiamo facendo shopping, perché no, in quella mezz'ora la vettura prende il 100%, spendendo molto meno. Calcoliamo che è quasi un terzo quello che si va a spendere con la ricarica elettrica rispetto a un veicolo tradizionale termico. Nissan Leaf è molto più di un'auto elettrica, è un vettore di energia su 4 ruote. Completo di un sistema di ricarica bidirezionale, unico nel suo genere, che consente di alimentare anche case e uffici.